E buonasera a tutti e benvenuti in questa nostra prima diretta sul canale. Un saluto caloroso e un ringraziamento ai nuovi iscritti. Siamo Andrea e Valentina, due viaggiatori per passione, e per passione creiamo contenuti sulle nostre esperienze di viaggio in modo da condividerli e poter dare qualche spunto, idea agli utenti che vogliono organizzare un viaggio da soli. Condividere il nostro hobby per noi è anche un modo di fare nuove amicizie con persone che hanno i nostri stessi interessi. Infatti questa sera vi vogliamo presentare una famiglia che abbiamo conosciuto virtualmente tramite YouTube e che ha fatto il nostro stesso viaggio in Norvegia con il camper. Anzi, si sono spinti anche più a nord di noi. Tra poco ci raggiungeranno. In questa nostra diretta ci racconteremo alcune nostre esperienze e nel frattempo risponderemo alle vostre domande. Quindi scrivetele pure nella chat che poi le mostreremo in live. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanella, importantissimo, per non perdere le uscite dei nuovi video. Bene, detto questo, facciamo partire facciamo partire la sigla dei nostri ospiti. E benvenuti, grazie innanzitutto a Joe ed Emiliana di partecipare a questa nostro, a questo nostro incontro virtuale. Ciao e grazie di ospitarci oggi, insomma, sul canale virtualmente. Family Trip, YouTube Channel, abbiamo visto il vostro canale e devo dire che anche il viaggio che avete fatto e i viaggi che avete fatto anche in precedenza sono molto 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 belli. Presentatevi pure. Noi siamo Joe ed Emiliana, Emiliana e Joe, e due pesti che sono, che per adesso sono di là a guardare Peppa Pig, per fortuna. Abbiamo anche noi un canale YouTube, ci divertiamo a viaggiare con questo van, a stupire le persone che ci vedono uscire in quattro da questo piccolo. Ci prendono in giro a volte. Ci divertiamo a filmare, editare e provare a trasformare in emozioni quelli che sono i viaggi. E quello che è stato, diciamo, l'elemento trainante della creazione di Family Trip era la voglia di far venire su alle persone, voglia di viaggiare, di contagiare voglia di viaggiare, di vivere in un modo semplice ma ricco, e stare uniti con le famiglie, perché viaggiare in un mezzo così piccolo, in quattro, ti unisce per forza. Perché, infatti, insomma, l'abbiamo visto nella sigla, di solito si viaggia o con un camper più grosso, perché comunque essere in quattro, appunto, anche se le bimbe sono piccole, ma andare in giro con il vostro è proprio molto più piccolo, quindi voglio anche sapere, vogliamo sapere un po' come vi organizzate giornalmente e dove stipate. Per adesso sono piccine, no? Quindi ce la facciamo. Spesso c'è la grande che vuole dormire col papà. Dice: io dormo con papà al piano di sopra. Siamo stati ufficialmente separati. Durante le nostre vacanze siamo marito e moglie solo alla guida. E ti dirò che, siccome usiamo il mezzo anche spesso giornalmente durante i weekend, il modo migliore, il momento migliore per parlare io e lei e dirci qualcosa anche di importante è soltanto quando guidiamo, perché loro sono dietro. È uno dei vari vantaggi del Volkswagen California, tra i tanti che snoccioleremo, è quello che la panchetta delle bimbe la puoi spostare molto indietro, quindi sono distanti di 2 metri circa da noi. Perché comunque abbiamo visto che anche loro partecipano e nei discorsi devono raccontare. Discorsi, quindi più lontane le mettete meglio è. Sì. Tu pensa che stavamo tra i vari accessori spendendo dei soldini, perché la Volkswagen predispone un optional che permette di amplificare la voce di chi sta davanti per farla sentire dagli altoparlanti a quelli che stanno dietro, e viceversa. Poi abbiamo detto: ma veramente anche no, va bene così. Vanno di moda adesso i plexiglass, ne avete uno? Potremmo mettere un plexiglass anche se siamo congiunti per fare un po' di distanziamento. Sì, quelli che devono essere riservati, insomma. Esatto. Ma quando fate, allora, vabbè, se
quando fate i vostri piccoli weekend, i piccoli spostamenti, di solito dove andate? Nelle vostre zone? Sì, sì, sì. È vero. C'è tanto da vedere. Sì. Il posto preferito in assoluto, ma da tempo, da quando non ho la tenda, è Porto Palo di Capopassero, perché è la punta sud della Sicilia, c'è l'isola delle correnti di fronte, è un posto bellissimo, come dice la parola c'è spesso vento e corrente, se becchi la giornata giusta il mare è caraibico, però è veramente molto bello. Poi San Pieri è sempre sulla costa sud, c'è l'imbarazzo della scelta, voi dovete venirci a trovare. Sulla costa nord. La Sicilia ci manca proprio, io ho visto proprio una piccola parte piccola, e invece ci mancherebbe proprio di fare un bel tour completo, però ci vuole un po' di tempo ad arrivare, perché almeno un 3 settimane. Sì, e qua, lì fate, si può fare libera o andate sempre nei campeggi, aree sosta? Si riesce a fare libera, però io ritengo che forse, come la maggior parte dei posti in Italia, l'ideale forse è fare libera fuori stagione, perché poi le zone balneari durante la stagione sono con una calca, insomma, indicibile, per cui credo che l'ideale sarebbe forse questo periodo fino a giugno e poi magari iniziare a settembre per fare libera. Sì. Si può fare, parleremo più avanti anche della sicurezza, si può fare, sì, i posti per farlo ci sono. Devo dire che sono anche molto affollati, tu pensate che nella costa sud, verso San Pieri dove andiamo, abbiamo un camping d'appoggio, la spiaggetta, però spesso abbiamo trovato anche degli altri posti, sempre per quello che diciamo, di avere il piacere di stare lì proprio sul mare, non tanto per una questione di risparmio. Anche fuori stagione abbiamo avuto difficoltà a trovare un posticino. Non so se era l'effetto coronavirus, ma ci sono tanti tedeschi, austriaci che scendono giù in Sicilia, ma tanti pensionati, e passano giù anche un mese, due mesi. Ma anche di più, infatti. Abbiamo parlato con persone qui da 3 mesi. Un sacco di tempo proprio. Sì, sì. Che bello, che bello. Beh, insomma, voglio dire, non è male, quella voglia che hai un poco di andare fuori, anche perché noi, a maggior ragione per il van piccolo, ci siamo detti un po' come un pretesto, facciamo tutti i viaggi più distanti ora che le bimbe sono piccole, in modo che poi quando sarà più problematico magari possiamo fare dei viaggi un po' più comodi, meno stressanti. Sì, poi tra l'altro un bel viaggetto quest'anno. Speriamo, perché se aprono di nuovo l'Europa, stavo vedendo il telegiornale oggi, e magari quest'estate riapriranno l'area Schengen, quindi speriamo. Voi avete qualcosa in mente? Eravamo indecisi tra il mare oppure rifare un viaggio tipo Norvegia, magari fare il nord della Francia. Quando poi ogni tanto poi noi ci ricolleghiamo. Lui ritornerebbe. In Norvegia, sì. Ma tra l'altro, quando ritornerebbe anche quest'anno. Ci riguardiamo i video che facciamo. Norvegia. Ce li riguardiamo su YouTube. E poi diciamo, caspita, ma qua non andiamo al mare, ma torniamo in un posto così. Allora, poi dopo ci manca, quindi arriviamo a un certo punto dell'anno che almeno io sento la mancanza del mare tantissimo. Sì. Poi però quando inizio a fare troppo caldo, quando poi vedo i video dei viaggi, e poi alla fine facciamo il viaggio e non andiamo al mare, infatti si vede perché siamo bianchi. Noi siamo veramente super bianchi, perché qua a Milano non abbiamo il mare, qui a Milano abbiamo il naviglio, se tu vai e quindi manca un po' appunto l'influenza del mare, perché fa benissimo quello, fa benissimo. Però noi abbiamo... Questo problema non ce l'abbiamo, perché realtà abbiamo fatto magari a giugno i viaggi fuori stagione, comunque il momento migliore fuori, e poi comunque ci godiamo tutta la coda dell'estate qua in Sicilia, in Puglia, perché i suoi genitori sono pugliesi, li salutiamo che ci stanno seguendo, quindi anche lì c'è un mare fantastico. Poi abbiamo, che ci segue pure qualche caro amico dalla Calabria che consiglia la Sila, e anche quello è un posto, quindi l'ideale, vedi, se scendete giù in Sicilia e trovare le tappe belle per fare in modo che il viaggio diventi pure un divertimento. Sì, 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 assolutamente, e poi un divertimento anche culinario. Il camper come il nostro. Beh, allora noi abbiamo abbiamo un Citroen Jumper, è un furgone, è un po' più grosso del vostro, ma devo dire che comunque sì, è un 5,99 metri,
e devo dire che è molto agile, ci siamo trovati bene. Sì, sì, abbiamo fatto il percorso anche delle strade. Sì, 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 noi comunque no. Tornanti, eccetera, eccetera, non abbiamo mai avuto problemi. E ce ne sono tanti in Norvegia, questi tornanti. A voglia. Sì, sì. Ma voi avete già in mente qualcosa? Avete fantasticato in questo periodo? Avete fatto qualcosa? Tra l'altro avevamo studiato. Gli ultimi mesi abbiamo gli ultimi, veramente noi appena torniamo già iniziamo a studiare per il percorso e il viaggio successivo. Abbiamo studiato e acquistato tutti i libri per la Scozia. La Scozia, wow, che doveva essere un incrocio tra la Norvegia e l'Irlanda, che ci sono piaciuti. Avevamo detto scherzando, ci sono i salmoni come ci sono in Norvegia e ci sono qualche fiordo come c'è in Norvegia, quindi come in Irlanda, insomma. Sembrava la tappa ideale, però quest'anno però, forse... Scozia è... non è Europa. Oh, sì. Ma c'è... mamma mia, che sì, vabbò, sono tutti strani gli inglesi, poi gli scozzesi ancora di più. Pensate che credo che sia proprio fuori discussione, perché non ci vogliono. Gli scozzesi, quindi i campagnoli del posto, ma adesso con tutto il rispetto per loro, non vogliono che ci siano turisti che vadano lì, perché hanno tutto un ecosistema particolare, stanno tranquilli, stanno prendendo un po' la palla al balzo del coronavirus per chiedere scusa totale. Un po' come la Sicilia, no? che si barrica. Quindi, esatto. Insomma... Il problema è capire poi, adesso riaprono anche le frontiere, però bisogna anche capire poi nel paese in cui hai in mente di andare, se c'è la possibilità di farlo essendo accolti. Eccoci. Venite. Eva o Ede? Piano piano. Eva che scende le scale con le ciabatte, quindi può succedere di tutto. Con le ciabatte di Ede. Vieni senza. Togliele, amore. Vai piano. Ti aspettiamo, siamo qui ad aspettarti. Fai con calma. E voi cosa avete pensato, quindi, invece, per quest'anno? Noi ci siamo un po' sospesi, per la verità. Allora, sì, a me piacerebbe, allora, tutti gli anni, come ti dicevamo, volevamo andare al mare, magari pensare alla Grecia, pensare alla Croazia. Eccola! Ciao bellissima! Eva. Ciao Eva! Quanti anni hai, Eva? 2. Come 2? 3. 3. 3. Ormai 3. Così. Ormai 3. Quindi dicevi? E quindi la voglia di mare. Poi tutte le volte cambiamo idea e magari appunto fare la Bretagna. Sì, non lo so, ho visto. Siamo fermati dal pensare, ci siamo un po' così rattristati con questa. Anche perché oggi dicono apro, poi il giorno dopo ti dicono no, rimaniamo chiusi. Quindi, ma la comodità del camper è appunto anche pianificare, ma non troppo. Infatti, sì. Infatti stavo dicendo, se dovessero aprire all'ultimo, partiamo. Sì. Magari prendiamo una cartina e facciamo quel viaggio invece più improvvisato. Noi di solito pianifichiamo e studiamo tanto e pianifichiamo soltanto in linea di massima, ecco. Sì. Quindi per essere reattivi e decidere in pochissimo tempo. Abbiamo un itinerario di solito, ma non abbiamo i tempi e le giornate fissate. Quest'anno sicuramente, insomma, non sarà fattibile, ritengo. Anche da noi, anche le aziende, tra l'altro, c'è incertezza anche sul fatto di poter avere le ferie, perché poi è da capire, no, esattamente quanto e quando riusciremo eventualmente. Sì, poi anche trovare un posto dove... Allora, noi ci siamo trovati bene, ad esempio, in Norvegia, perché a Norvegia è proprio preparata e fatta apposta per i camperisti. No? Infatti, sì. Negli altri posti secondo me ci troveremo male. Esatto, quindi già per noi è stata la prima esperienza lunga di viaggio, per cui è stata proprio il con il camper, perché sì, con il camper, certo. Sì. Diciamo quanto siete rimasti voi? Abbiamo fatto 2 settimane, giusto? Sì, 15 giorni. E abbiamo meno chilometri di voi per salire, mille chilometri in meno circa. E quindi, però siamo stati sulla parte sud, siamo arrivati fino ad Ålesund, poi siamo tornati indietro, abbiamo fatto l'antiorario, siamo tornati indietro, quindi abbiamo passato poi Bergen e siamo tornati giù a Milano e abbiamo fatto 15 giorni. Di quei 15 giorni lì abbiamo fatto la metà in libera e la metà in aree sosta o campeggi.
perché noi abbiamo esagerato solo tre volte in campeggio, infatti per lavare i vestiti, andando indietro anch'io farei molta più libera, adesso che abbiamo preso più confidenza, che abbiamo fatto altri viaggi, che abbiamo fatto altri giri, anche perché assolutamente parlando di sicurezza in van, devo dire che la Norvegia è strasicura, quindi la consiglio a tutti, perché lì puoi anche dormire dove vuoi, puoi dormire. E negli altri posti bisogna fare un po' di controllo, secondo me, guardare, arrivare magari di giorno e non di notte in un posto dove sostare, al contrario di voi, che mi diceva Gio che voi arrivate sempre tardi nei posti. È vero, Gio? Sì, abbiamo visto questa strategia opposta. Perché c'è la strategia, dicevamo, per la sicurezza in van. Da un lato, se arrivi presto, puoi vedere, studiare bene il posto e stare più tranquillo. Dall'altro lato, noi l'abbiamo fatto per errore, perché noi tiriamo sempre tardi. Nel video che è uscito oggi sul canale, vi invito a guardare, dove peschiamo il merluzzone galattico, sono riuscito a piazzarlo stamattina. Noi in realtà praticamente arriviamo sempre tardi, si vede che alle 11 circa dico, secondo me stanotte dovremmo dormire qui, e poi alle 11 e mezza siamo col sole alle spalle che andiamo verso la Svezia, quindi arriviamo sempre tardi e abbiamo scoperto che questo ha una valenza di sicurezza, perché in realtà non ti vedono arrivare, quindi non possono studiare il tuo movimento, capire che stai arrivando, e magari insomma qualche malintenzionato ti dovrebbe venire a cercare a mezzanotte, ecco, magari. Quindi c'è pure questo lato positivo, questo vantaggio, ecco. Guarda, stavo leggendo qualche domanda dei saluti. Allora, ad esempio, aspetta che ne facciamo vedere già qualcuna. Allora, visto che è la nostra prima, devo cancellare questo e andare qui. Allora, Luigi Frasca, Luigi. Grande. Poi anche un saluto, Tornitura Legno, ciao da Mario ed Emma. Grande, ne salutiamo ovviamente. Ciao. Anche... Gabriella Teresi, ciao Gabriella. Ciao. Luigi Frassia, stiamo pensando di comprare lo stesso camper, grazie a loro. Grazie a loro voi o grazie a loro noi? Credo a noi, è un mio caro amico. È un mio caro amico che ci invita a fare un fila. In Sila, al lago Allorica, c'è un camping bellissimo, molto poco affollato, noi ci andiamo spesso insieme, è bellissima la sensazione quasi di stare in libera con qualche comodità di un campeggio, consigliatissimo, al lago Arvo. Sì, bello, è da provare anche lei, assolutamente. E infatti qui dovete provarlo. Abbiamo un sacco di posti da andare a vedere. Ma tantissimi. Però potremmo dire che quest'anno si va in Italia un po' per aiutare a incentivare il turismo in Italia, questo per unirsi a varie cose. L'Europa lo rimandiamo agli altri anni. Allora, andiamo a vedere. Anche questi. Aspetta, non vorrei perdermelo perché devo scorrere giù. Sila Forever. C'è pure whisky. Paolo Acri, la Liguria vi aspetta. Anche la Liguria. Sì, il whisky parla. Sì. Noi la Liguria l'abbiamo girata poco in van, devo dire. Anzi, abbiamo fatto in van proprio con Paolo un pranzo sotto un hotel super lusso, a proposito dei viaggi fuori stagione. Quindi di fronte a questo hotel super lusso abbiamo aperto il tavolino e abbiamo fatto questa bella spaghettata col pomodoro. Da veri terroni. Bellissimo. No, devo dire che comunque anche la Liguria, se si trovano i posti giusti, si mangia bene e poi c'è un mare fantastico anche lì. E c'è pure whisky. Whisky in Scozia, mannaggia, avrei riempito il van di bottiglie al ritorno. La Scozia. Poi stupenda, Roberta Marioni, che è mia sorella, che saluto. La Scozia è stupenda, sì, certo, la Scozia è stupenda. Ho un collega che mi pare che l'abbia fatta con la roulotte e anche lui la consiglia tantissimo, è un posto meraviglioso. Faremo in tempo a fare tutto, dobbiamo girare un sacco di posti.
Gabriella ci saluta. Ciao Gabriella, di nuovo. Ciao. Di farina siamo noi. Farina siete voi. Risposta poco fa. Fantastico. Ciao a tutti per Andrea 73 da IT9 GCX, che è Golf Charlie X-Ray, è un radioamatore. Infatti, allora, per chi non lo sapesse, il mio canale si chiama Andrea IZ2 SQK perché sono un radioamatore. Infatti, volevo dare un timbro al canale che rispecchiasse anche un mio hobby, e quindi so che è un titolo complicato, un nome complicato, però devo dire che chi lo sa poi mi dà i 73, che sono i saluti radioamatoriali. Bene, torniamo un attimo ai vostri racconti in merito di sicurezza. Torniamo alla sicurezza. Sì. La sicurezza è fondamentale, appunto, per cercare di star tranquilli, insomma, no? Voi avete dei metodi particolari per salvaguardarvi, per chiudervi in camper, oppure siete tranquilli cioè chiudendo con antifurto, chiavi, chiusura centralizzata e basta? Perché si sono bloccati, ma abbiamo ancora Diego Cucina. Sì. Ciao Andrea. Italia W2 Mike Xer Eco. Non ho visto antenne, però. No, è vero, bravo. Le antenne le devo montare sul camper. Le antenne, una. Probabilmente monterò... Quindi dicevamo, non so se... Ti eri bloccato. Si era bloccato... E allora dicevamo, noi in quanto alla sicurezza abbiamo essenzialmente, per quando pensavamo che ci fosse caldo, un gancio che si mette tra il portellone posteriore e la serratura, che permette di tenerlo distanziato quei 5 centimetri che servono per tenerlo socchiuso senza che possa essere forzato, e permettere magari all'aria di defluire, creare delle correnti, per quanto poi in realtà il camper è molto fresco, col tetto alzato si riesce anche in Sicilia con i 30 gradi a dormire tranquilli. Sì, loro hanno il portellone, si può aprire, poi lo agganciano e il portellone rimane aperto così e non si può né aprire bello, né chiudere. Sì, bello, rigido. Questo è comodo. Sì. Così circola aria, ma non correte il rischio che vi aprano. Sì, esatto. Qualche volta l'abbiamo usato anche quando stavamo in campeggio, dovevamo magari andare in spiaggia per evitare di trovarlo bollente, piuttosto che lasciare i finestrini aperti che sono sempre forzabili, abbiamo lasciato questo gancio e quasi neanche si nota che è semiaperto il bagagliaio. Sì. Noi appunto ho comprato un kit di un lucchetto che si può applicare ai portelloni dietro, quindi si aggancia sopra un lucchetto, e poi un catenozzo per la porta laterale. Dovremo poi vedere, poi vabbè, non l'abbiamo ancora montato. Sì, poi facendo i scongiuri, non c'è mai capitato niente. L'ultimo grido del camperista. L'ultimo grido del camperista che ho. Noi, avendo il California, siamo un poco orientati verso l'Inghilterra perché ci sono dei forum di inglesi fantastici, divertentissimi, e poi sono appassionati di questi mezzi, anche camperizzati in modo estremo, cioè senza il tetto a soffietto. Allora, l'ultimo grido della sicurezza per questi inglesi è la ciotola per il cane, anche se non è il cane. Giù, loro arrivano, quando sono lì, la ciotola per il cane grande. Ne mettono una piccola di solito e una molto grande, per fare in modo da far capire che hanno un cane piccolo e un cane grande. Piena di croccantini. È vero. Potrebbe... Tante volte, a posto della tecnologia e tutte queste cose tecnologiche, vedi una cosa così semplice, potrebbe anche... Si spaventavano per chi magari ti forza il van mentre dormi dentro, col ciotolone per il cane fuori, magari questo fa casino. Esatto. Bella, interessante. Mentre ti eri bloccato, stavo spiegando a Diego Piscina, che mi saluta, un altro radioamatore. È vero, non ha visto le antenne, avrei magari un po' l'intenzione di montare un HF, in modo che così, se quando mi trovo poi all'estero, fare dei tentativi di collegamento in Italia con... allora, io ho una ICOM IC7000, E mi piacerebbe mettere su un HF, ma non potente, o l'IC7000
che monto e smonto, oppure una radio un po' più da tipo un Jesu 817, una cosa così. Comunque una radio la monterò, contro voglia sua. No, vabbè. Non guarda, io se buono. Andiamo in vacanza, lo trovo su sulle montagne, sui picchi, con la radio in mano che fa, il cibino lo monterò mai. Mi ascolti, non mi ascolti. Ti ascolto. Devo dire che già le nostre donne ci sopportano con droni, macchine, insomma, cineprese e quant'altro. Quindi a questo punto, se vuoi stare con la radio, ti tocca rinunciare al drone. No, nel frattempo, una nota di colore. Allora, lo studio tappezzato, Gabriella, antenne, cose. Ma la radio è Gabriella, a parte la ciotola, scusami, anche la registrazione dell'atrato del cane, per essere più convincente. Giusto, certo. Una tigre, un ringhio. Un ringhio, appena toccano la maniglia. Un'ottima idea, assolutamente. Qui mai tornitura legno, scrive la cinghia. Aspetta, siamo a Gabriella. Andrea, radiomatore su un van come sui camion. Sì, è vero. Mi manca la cordicella da suonare, poi cibi cibi. Scusa, una piccola nota da radioamatore, se ti posso dire, questi due fessi, perché abbiamo tutto documentato, sul deserto del Mojave, in Nevada, credo, abbiamo fatto delle scene ridicole con questo CB finto, quindi avevo un filo di questo attorcigliato del caricabatterie, l'ho messo là sopra, c'è una puntata esilarante, ti manderò, invito a guardarla. Sarà stato il calore del deserto, quindi io parlavo con lo sceriffo, fuori di testa. Abbiamo litigato su quale fosse il rumore giusto da fare per il cambio e lei ha fatto un pernacchione allo sceriffo, io ero impegnato in questo dialogo immaginario con lo sceriffo come se ci fosse, lei ha fatto un pernacchione, allora io l'ho minacciato di farla arrestare, insomma c'è stato un momento di follia, quindi anche noi incontrato davvero lo sceriffo, mi ha messo le manette per finta, è stato troppo bello. Andremo a vedere senz'altro. Allora, se mai un giorno dovessimo incontrarci con due camper e viaggiare insieme, un CB va messo, Sì, dai, uno a cavallo. Però non è una cosa, perché siccome il nostro van è alto 2 metri, se trovi delle antenne laterali, perché oltre 2 metri io faccio di tutto per non andare per parcheggiare ovunque. A te è quella lunga, 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 che poi la curvi, diventa un arco e l'attacchi dietro. Ma va. Sì, l'ho visto qualche jeep. Diego saluta anche voi, che vi segue, troppo bravi. Ci segue. Grazie, ciao Diego. È tornata la registrazione della però fai la brava, ok, bravissima, bravissima. Sì. La cinghia, tornitura legno, questa è la cinghia, forse parlavano di qualche discorso di prima. Nessuno ha il condizionatore, noi no, non ne abbiamo sentito il bisogno. Con il tetto alzato no, si sta bene anche col caldo. E poi c'è bisogno anche che per il climatizzatore, insomma, un bel po' di assorbimento. Noi amanti della libera non ce lo potremmo permettere, a meno di avere poi un generatore. Ma se mettiamo dentro un generatore nel camper, deve uscire qualcuno di noi. Quindi, insomma, sì, poi il bello del nostro... È in Sicilia d'estate, quando fa caldo, caldo. Non ci crederai, eravamo preoccupati e un mio amico camperista mi sfotteva, perché io comunque non ho ancora lanciato, ma ho pronta la rubrica saluti agli amici camperisti, dove sfotto amabilmente, insomma, quelli che in Inghilterra chiamano i big white, quindi i camper quelli da 7 metri mansardati, e lui mi diceva, ma adesso voglio vedere in 4 su quella lattina, dirò che lasciamo il tetto aperto di giorno, che fa una bella camera d'aria, e lasciamo la finestra dal lato sole totalmente chiusa con le tapparelle chiuse, le finestre dall'altro lato aperte con un po' di ventilazione, abbiamo pagato come accessorio in più la terza finestra, quindi il nostro tetto a soffietto ha 3 finestre tutte e 3 apribili, per cui ti puoi permettere di tenere la finestra dal lato sole chiusa e altre 2 aperte, con quella corrente troviamo il van bello fresco, poi vicino al mare c'è sempre un po' di brezzolina. Quindi stranamente non abbiamo avuto il problema del caldo. C'è una chicca, il nostro van è tutto bianco per questo motivo, perché ci sarebbe piaciuto scuro. E il modello che ci piaceva
non so se Ettore di Tridentum ci segue, era l'edition che ha questi cerchioni un po' tamarri tipo i team, queste strisce. In realtà quella edizione speciale aveva tra le altre cose il tetto tutto nero. A noi piaceva tanto, ma abbiamo detto noi il tetto nero non ce lo possiamo permettere in Sicilia, quindi lui ci ha praticamente ricreato le grafiche di quel modello con i cerchioni di quel modello aftermarket con il tetto bianco. Quindi forse è grazie a questo che riusciamo a non sentire caldo. Eh sì, ma infatti, tra l'altro, voi non, perché appunto non avete gli oblò sopra, noi abbiamo 3 oblò. No. Uno sul letto, uno in dinette e uno in bagno. E effettivamente quando li apri, tutta l'aria calda va via. Però non abbiamo ancora provato la condizione del mare d'estate a 40 gradi. Non abbiamo ancora provato la situazione estrema con 40 gradi fuori. Quello ci manca. Perché appunto le nostre esperienze di viaggio sono state la Norvegia, la montagna, e raramente... La Francia, però era comunque inverno. Vabbè, quello era inverno e quindi... La primavera in giro per l'Italia, però comunque di estate proprio pesante a 40 gradi, no. Dobbiamo testarlo. Sì. Ma potete testarlo in Sicilia, perché noi infatti l'unico viaggio che abbiamo fatto è quello, e poi l'unico viaggio caldo, però fai in fretta a risolvere, cioè cambi destinazione, no? Risolvi in Norvegia, infatti perché scelgo Irlanda. Allora io ho adorato fare i viaggi a giugno, sia perché riesco più facilmente a prendere le ferie magari 3 settimane consecutive, perché giugno è meno ambito di luglio e agosto, perché trovi molta meno confusione, e poi soprattutto a me piace tanto la primavera. Se vai in questi paesi del nord, anche il nord della Spagna, il nord della Francia, a giugno è come se fosse la nostra primavera, quindi stai quella temperatura che oscilla tra i 20 e i 26 gradi, che è piacevolissima. Viaggi magari ogni tanto con finestrini aperti, per cui se dovesse sentire caldo, insomma, basta aggiustare il tiro. È quello che ci spaventa del Portogallo, infatti, il caldo. Eh sì, anche la Spagna sarebbe bellissima da girare, ma ci spaventa appunto assolutamente per il caldo. Fa ridere, perché che lo dite voi, che lo dica io, che dalla Sicilia mi spaventa il caldo del Portogallo, fa un po' ridere. L'acqua. Grazie. Portate il tè. L'altro pezzo di Family Deep. Saluta e per noi, e per noi non è cucinato niente. Un po' di tè per loro anche, dai. Ciao, bellissima. Gabriella ci scrive ancora. Ah sì, si rifà al discorso di prima, ci vuole la registrazione dell'atrato per la sicurezza in camper. Super 89. Grande Super 89. Ciao Super 89. Pranzo Miramare, sì, sì. Santa Margherita Ligure 2018. Questo è quello che dicevo poco fa. E in realtà siamo andati da loro, lui e mio cognato, quando abbiamo ritirato il van. C'è un filmato di noi che partiamo con il seggiolone imbarcato, siamo andati a Trento a ritirare il nostro van, e quindi scendendo, per così dire, siamo passati lì in Liguria e siamo stati una settimana era da di loro. Strada, no? Esatto, era di strada. Sì, chiaro, di strada. Noi siamo quelli delle cose di strada. Pensate che dopo il viaggio che abbiamo fatto in Norvegia fino alle Lofoten, siamo scesi di gran fretta, era l'ultimo giorno e noi siamo arrivati a Bressanone. E mi passiamo dei tuoi, perché i suoi sono in Puglia. No, dai, allunghiamo, tanto ci siamo stati da poco, scendiamo dritto dall'altro lato perché lì c'è confusione. Arrivato verso Roma, ho visto i suoi occhietti che si facevano a forma di cuore, ho detto ma sì, dai, giriamo per la Puglia. Quindi già che eravamo totalmente dall'altro lato, abbiamo scavalcato di nuovo e abbiamo fatto dal Bressanone a Lecce tutto in una giornata. Quella è stata la tappa più pesante. Mamma perché mia. E ci credo. Siamo arrivati a mezzanotte e mezza e il suocero mitico ci ha fatto trovare la pizza a mezzanotte e mezza, perché dopo 20 giorni invece avevamo proprio voglia di pizza. Sì, sì, sì. Bravissimo il suocero. Beh, ma in Norvegia mi stavi raccontando anche che hai pescato. Ho pescato, come no, guarda. Mi è mancata tantissimo la canna da pesca lì, guarda. Mi sono divertito. No, io infatti mi stavo raccontando, sì, è vero, esatto. Che lui lo sa, gli ho raccontato la storia, che ho comprato la canna da pesca, poi l'ho messa in cantina, una canna da pesca bellissima, perché mi sarebbe piaciuto appunto pescare, magari trovarmi in un punto al mare o in Norvegia, perché è pescosissima,
ma l'ho dimenticata nel, non l'ho mai usata, è nuova, di pacca, con un mulinello bellissimo, l'ho parcheggiata lì e me, basta. Devo metterla in camper e lasciarla in camper. Esatto. Io lo consiglio perché intanto i prezzi della Norvegia sono esorbitanti. E quindi riuscire a pescare vuol dire risparmiare magari ogni giorno 30-40 euro anche sulla spesa. Per quanto il salmone, compravi mezzo salmone a 10 euro, quindi questo noi che lo gradiamo l'abbiamo goduto. È bellissimo pescare ed è facile. Io sono una schiappa, non ho mai pescato nella mia vita, non so pescare. Quelle poche volte che ho provato qui ho soltanto perso delle esche. Invece in Norvegia ha pescato tante volte e ha pescato appunto anche Eden con il video proprio che è uscito oggi. Ma tra l'altro, quello che suggerisco, grazie a mia figlia, se qualcuno di voi dovesse andare in Norvegia, l'importante è andare con una canna, esagerare, perché ho scoperto che i merluzzi sono megalomani, cioè io avevo un'esca così e prendevo anche dei merluzzi piccoli. Quindi il merluzzo non si spaventa di andare ad attaccare quello più grosso. Ho preso questo merluzzo galattico di 80 centimetri, l'amo ce l'aveva infilzato qua, quasi all'esofago. Non immagini di prenderli qua. Quindi sono veramente bravi. Sì, sono veramente voraci. E poi c'è la tecnica famosa che noi chiamiamo la pesca del minchione, che ha scoperto Eden involontariamente, perché io avevo due canne da pesca per cercare di non farmi disturbare, tutte e due col mulinello purtroppo. Le dicevo, voglio pescare anch'io, le davo la canna più grande tra l'altro, e le dicevo, voglio tirare il mulinello. No amore, tu prendi la canna e fai semplicemente così sotto il pontile. Quindi lei faceva così a pescare, lei ogni 30 secondi prendeva, quindi è inutile immaginare sampei, lanci, cioè sono talmente aggressivi sti pesci che abboccano da soli, se metti giù la mano si attaccano la mano, secondo me. E pensa, da Decathlon tra l'altro vendono la canna, quella mosca tipo quella di sampei, appunto quella volevo prendere, quella mosca, quella proprio per il salmone, per farla saltare. Ah, quella è fatta apposta, io proprio sono ignorante di pesca. Da piccolino le bavose, che erano dei pesciolini in Abruzzo, poi le mettevi, si chiamavano bavose perché le mettevi dentro il sacchetto da portare a casa e lasciavano una sorta di bava, e non si mangiavano, quelle dovresti ributtare in acqua. Quella è la mia esperienza. A me non sono un patito di pesce, però ho potuto sperimentare più volte questo pesce pescato e magari un'ora dopo sfilettato lì con l'acqua della cascata. Quelle mani che, cioè, di solito tu lavi il pesce, pulisci il pesce, ti dà fastidio che ti puzzano le mani. Lì le mani ti facevano proprio profumo perché era talmente fresco, era una roba galattica. E poi è stato divertente la cosa che dicevo l'altra volta, di quando siamo andati a Decathlon a chiedere aiuto a un esperto per capire che esche prendere. E allora io avevo letto nel forum di sti tizi che sono andati in Norvegia, di guardi, mi serve una lenza spessissima, non mi ricordo quanti centimetri, e dico un'esca da 75 grammi. E così insomma ho detto, che deve prendere, tonni? Dico, no, guardi, però un mio amico, per non farlo offendere, mi ha detto che devo prendere questo. Bene, alla fine le esche da 20 grammi le snobbavano. E invece lì in Norvegia bisogna prendere esche pesanti che vadano giù, perché il fiordo scende subito di profondità e i pescioni più grossi stanno a fondo. E poi il consiglio che avevo detto è di prendere eventualmente le esche in Norvegia, perché le esche nostre ce le snobbavano, invece con le esche norvegesi fatte brutte, noi avevamo quelle che assomigliavano al pesce con l'occhietto eccetera. Le esche che usano lì sono dei pezzi di acciaio luccicante a forma come un piccolo surf, girano, e quelle ci andavano matti. Ma pensa a te, ma lì appunto hai dovuto fare avere una licenza per pescare, oppure buttavi e nessuno ti rompeva la... Io ricordo di aver studiato bene tutte le leggi, ora non me le ricordo, quindi non vorrei trarre in inganno chi ci vuole andare. Ricordo, se non vado errato, che pescare su mare, quindi i fiordi, cioè il 90% del tempo stai sul fiordo, è lecito. Pescare sui fiumi forse ci vuole una licenza, però intanto è difficile pure veramente capire quale sia un fiume e quale sia il fiordo. Però il bello del fiordo è che tu riesci a pescare al mare, cioè da noi non hai mai il mare piatto come un lago. Lì, siccome il vento sta su in cima e sotto è sempre calmo, è fantastico pescare. E altra chicca, Saltstraumen, voi non siete andati, no. È in alto, dove da Bodø si traghetta per le Lofoten. Noi abbiamo fatto una puntata, credo la penultima, dove ci sono degli scambi di maree
che generano dei vortici tra i più grandi al mondo. Noi li abbiamo beccati piccoli, non così grandi, e lì con questi vortici i pesci si rimbambiscono. Abbiamo visto su YouTube dei filmati quei pesci addirittura che saltano fuori dall'acqua. Anche ma lì no. Ho pescato, sfruttando quindi il disorientamento. Anche i gabbiani, ci sono tantissimi gabbiani nel filmato proprio per questo motivo, perché i pesci sono un po' rinco, saltano, i gabbiani lì se li prendono. Abbiamo una domanda, allora vediamo un po' le... Giovanni, pizza Torre dell'Orso. Qui questo è il suocero. Hai immaginato. Che vi ha fatto trovare le pizze pronte. Bravo. Ciao, suocero, suocero. Bravo Giovanni. Bravissimo Giovanni, nel caso... Nel se caso. Passiamo di lì anche noi magari. Sì, allora, a me piace la bufalina, una bufalina. E lei, Andrea, Torre dell'Orso è un altro posto fantastico, mare stupendo, quindi consigliato scendendo anche tu, già che ti trovi... Già che ti trovi, allunga un attimo. Dovremmo avere le ferie di un mese. Dovremmo avere. Allora prenderemo la guida della Sicilia, così magari ci facciamo. Però non ad agosto. Non lo facciamo ad agosto. E noi solo ad agosto, No, dai, allora possiamo farci anche. Dobbiamo trovare il modo. Dai, troveremo. Ci risposiamo, facciamo un altro viaggio di nozze. Ma sì. No? Oppure diventiamo full time. Ma full timer voi, videomaker, full timer, grafici, e facciamo i nomadi digitali. Ma sì, si trova casa. Ogni tanto così vi molliamo pure le bimbe. Ma una ve la miseria. Ma voi volentieri. Ma la carne in Norvegia sì. Sì. Allora, la carne in Norvegia sì. Buonissima. Non sappiamo perché la carne di maiale costa meno della carne di pollo, è buonissima, non so quale sia, scusate, lei va ad aggiustare Peppa Pig, non so quale sia il taglio di carne, c'era anche in Germania, e credo che sia una fetta tagliata dalla coscia, quindi dal prosciutto, si vede proprio l'osso tranciato in mezzo, forse c'è una foto dove l'arrostiamo nel Biolite in un filmato, non ricordo i numeri perché siamo arrivati a 30, fa un sapore come il nostro prosciutto cotto, è tenerissima, buono. E molto buona, e costa 5 euro al chilo, credo. Che insomma tu sai, in Norvegia magari con 5 euro compri una banana forse. Quindi... Io ho provato la carne di renna, un hamburger di renna. Sì, sì. Allora, lì poi ti fanno l'hamburger e te lo condiscono con della marmellata, sai che loro hanno dei gusti un po' particolari. Mm. Lo accompagnano al... Non mi ha convinto tanto questa renna, perché è un po' dolcina come carne. In più ci mettono la marmellata, non mi ricordo che marmellata fosse. Sì, simile alla carne del cervo. Però, perché per il noi resto... abbiamo fatto di renna uno stufato. Ah. Com'era? Uno stufato che abbiamo comprato lì, congelato a pochettini. A me è piaciuto, ma per la particolarità. A Emiliana non è piaciuto. Sai, cioè, era tenera la carne, questa nota di dolciastro, comunque un sapore più forte di selvaggina rispetto alla carne del vitello, è chiaro. Però noi abbiamo assaggiato pure la balena contro voglia, ci faceva tenerezza, ma al mercato del pesce di Bergen abbiamo incontrato un siciliano di Catania che è stato inquadrato e immortalato nel filmato, che ha cominciato a parlare siciliano e quindi ci doveva fare provare, bravissimo venditore, ma poi in realtà ti aveva quasi ipnotizzato, perché stavamo per comprare un salmone a 100 euro al chilo o qualcosa sanno tutti i dialetti, le lingue, sono bravissimi, perché ti vendono qualsiasi cosa. Sì, sì, veramente. Sì, bisogna stare attenti, e lì ci vuole un attimo a spendere un sacco di soldi. Infatti, allora, l'hamburger di renna, un hamburger tipo McDonald's, 10 euro, ma lo dovevo provare e va bene. Poi lì nel mercato di Bergen abbiamo cenato e vai lì, ci sono i banconi, ci sono, il pesce. Nel video ci sono, si vedono, e io dico, io vorrei quel pesce lì. Tu anche hai scelto quello, lui sceglie la chela di granchio, l'avevo presa, non so. Quello galattico. Sì. E quella com'è? Eh? Com'è quella? No, non l'abbiamo provato. No. Devo dire, allora, tutto buono. Io ho preso la crea di granchio e uno spiedino, mi pare, di un misto di pesce. Io due spiedini tu tra due spiedini. Salmone e merluzzo. Sì, mi pare una Coca-Cola. Totale? 100. Più di 100.
più, no, 100 euro. 100 euro. 100 euro. Senza vino, birra né niente, è solo acqua. Ci siamo divertiti tantissimo. Abbiamo mangiato bene. Con i vicini, sono abbiamo stato fatto bello. Amicizia, perché comunque lì è un posto, tipo, è un bel mercato, è tipo una sagra, in sostanza. Sì, 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 sì. E ci si diverte. Noi invece a Bergen, preparati sul fatto che fosse una mezza truffa per turisti, abbiamo fatto la visita al mercato, abbiamo visto, abbiamo guardato e poi abbiamo mangiato panini con prosciutto e fettine di formaggio, così a sacco, come alla gita della scuola. Ma sì, poi guarda, col pescione. La chiave, visto che è il camper e viaggi in camper, la chiave è, tu lo sai che là costa caro, anche sì, fare la spesa, fai la spesa in Italia e vivi di quello per tutti i giorni, fai un conto. Noi ci siamo fatti uno spesone enorme, mi parlano sui 170 euro di spesa, abbiamo riempito il camper e poi ogni tanto è ovvio che bisogna provare la cucina anche estera del paese dove, quindi cosa bella qualche è, curiosità quando si va in giro e provare comunque i cibi, sì, così esatto. Ho visto che tendevamo a mangiare troppo cose nostre, poco le loro sì, cose. Sì, sì. Comunque però, la Norvegia da questo punto di vista è un po' proibitiva. Noi pure abbiamo fatto una spesona, consigliamo eventualmente per chi volesse andare, tanti trucchi che non ci sono venuti in mente prima di partire. Per chi non ha un van e vuole noleggiare, così come per fare la spesa alla Germania. Cioè noi non ci avevamo pensato. In Germania ci sono tanti noleggiatori, rispetto alla Danimarca che è già più cara, in Germania comunque compri qualcosa di strano che non sono proprio le nostre cose, viaggi molto più leggero, eviti di essere pesato, perché in Austria e in Svizzera certe volte pesano i camper e fanno delle multe salate. In Germania puoi caricare e trovi tanta roba strana anche appunto per noleggiare un van, e hai prezzi diversi. E poi anche noi abbiamo fatto il giro dalla Svezia tornando giù, differenza tra Svezia e Norvegia altissima tra prezzi, cioè comunque quando si è abituati ai prezzi, magari i prezzi della Svezia sono più cari dei nostri, ma abituati alla Norvegia, soprattutto gli alcolici, i norvegesi vanno in Svezia, fanno le scorte di cibo e di alcolici e tornano in Norvegia, quindi magari se si è al confine si va un po' a fare la spesa a rifornimento in Svezia e si rientra in Norvegia. Ecco, un altro giro che mi piacerebbe fare invece è la Svezia. Esatto, infatti mi stava... arrivare su a Capo Nord dalla Svezia facendo il giro di lì. Quello... è talmente grande l'Europa che ne hai di tempo per girarla. È inutile prendere... E noi che non abbiamo il tempo, purtroppo. Sì, sì, sì. Allora, guarda, Claudia Acri. Ciao, Claudia. Grande Claudia, grazie. Grande il mio amico Joel Vichingo. Andrea. E noi volevamo, cioè anche lui voleva quest'estate con il camper noleggiato andare in Scozia, ed è saltato con il magico virus. Allora avreste ovviamente giustamente, perché sì. Come vi siete trovati? Voi avete già noleggiato camper, giusto? Quindi Ettore, come siete trovati? Mi sa che Ettore è il nostro mega concessionario. Scusami. Ah, ecco. Vai, Vale, dicevi. Niente, chiedevo come vi lui siete è tridente trovati con i camper noleggiati, con i mezzi noleggiati. Avete avuto buone esperienze? Noi abbiamo noleggiato solo una volta, abbiamo noleggiato solo una volta in Irlanda e ci siamo innamorati. Io avevo comprato la macchina nuova da 6 mesi, sono tornato e ho detto ora la vendo e compro un van tipo quello, quindi l'amore è nato lì. Ci siamo trovati discretamente, il mezzo era nuovo, noi abbiamo fatto il viaggio nel 2018, il mezzo era immatricolato nel 2018, non so se forse siccome sono allestiti gli interni loro rispostano, però il discorso è che la ditta di riferimento e noleggio era Bunk Camper in Irlanda, era forse quella più grossa che andava per la maggiore. Il problema è che questi signori non hanno quasi mai il tempo di ispezionare bene i camper dopo che qualche cliente li lascia, quindi li lavano, li puliscono. Se sei una persona corretta lasci il camper e dici tutte le cose che non vanno, se magari qualcosa l'hai pure rotta tu può essere pure che cerchi un po' di star zitto in breve. Cioè io sono lì che gli ho detto pure che io ho spaccato lo specchietto, ma in Irlanda assicurazione per gli specchietti fatela, perché le strade sono minuscole, però abbiamo un po' smanettato, cioè nel camper c'era qualcosa che non andava, faccio per dire, la panchetta quella famosa per tenere le bimbe vicino lontano in quel camper non si poteva far scorrere perché era bloccata, poi abbiamo scoperto durante i giorni, quella ha detto no è rotta, invece era solo una cintura di sicurezza incastrata, oppure c'era
il sedile, quello era un van con il doppio sedile anteriore, molti allestitori usano il doppio sedile anteriore, quindi avevo tre sedie davanti, e quindi non è un sedile che ha la base per farlo basculare, ma in realtà delle viti si avvitano, lo giri, non è facile perché devi essere bravo a fare un po' di movimento avanti e indietro. Quella lì era un po' piegata, perché se non un sedile usato, quando magari il mezzo si usura lo spostano su un altro, e cigolava da morire. Allora magari sono quelle piccole cose che ti possono pure rovinare la vacanza, però lì ho messo un pezzo di cartone sotto, cioè se un po' smanettone, ho messo uno spessore e ho evitato il cigolio. Una volta non funzionava la pompa dell'acqua, che si era semplicemente staccata dal rubinetto, perché quello era molto spartano, e quindi se ti sai arrangiare magari risolvi. Però in effetti il mezzo noleggiato è un mezzo spesso maltrattato, quindi o c'è una persona che li conosce, il caso di Ettore per esempio, che ci ha favorito pure Tridentum nell'acquistarli, e che lui in prima persona è un amante di questi mezzi ricreativi e dei California in particolare, quindi quando lo compri o quando te lo noleggi, cioè sa per filo per segno, magari gli fa una telefonata, sa a memoria dove andare a mettere le mani, quindi questo è importante. Se il noleggiatore è un noleggiatore che ha tanto smercio, nei camper c'è tanta roba che si può rompere. Quindi certo. E comunque c'è da fare attenzione soprattutto alla... E comunque ti sei innamorato del camper lo stesso, nonostante qualche difficoltà. Sì, ma quella era... Ci siamo innamorati della grande del van. Il camper mi piaceva, ma credo ancora che non lo comprerei. C'è la connessione che va e che viene. Vediamo se si riprende il video. No, si è proprio bloccato totalmente. Muovi un po' la... Gira l'antenna. Allora, intanto leggiamo intanto qualche commento. Allora, MV Tornitura Legno, povera renna, sì, è vero, io sono uno goloso, come si vede. Sono aumentato anche un sacco in questi giorni. Beh, però mangiando una renna abbiamo risparmiato una mucca, dai. Sì, esatto. Eccoti Gio, no, ti eri frizzato perché ho detto sposta l'antenna. Sì. Stavamo rispondendo. Ho sentito che... Povera renna, ha ragione. Povera. Ma la sapete la storia che le renne sembra che non si spostino per strada quando devi passare? Noi le abbiamo trovate sempre a bordo di strada. C'era la famosa storia del fatto che comunque suggeriva qualcuno di dargli qualche pacca sul sedere, perché se i suoni sono proprio differenti, quando stanno lì a brucare, insomma a pascolare in mezzo alla strada, se ne fregano di te. Tra l'altro, dove è siamo, loro territorio, diciamo. Dove siamo stati noi, la zona che abbiamo visitato noi, non c'erano renne. No, non le abbiamo viste, no. Mi è dispiaciuto. Noi abbiamo visto renne, abbiamo visto alci. Tra l'altro ci ha impressionato la precisione incredibile della segnaletica. Cioè tu trovavi il segnale, attenzione, tra 2,3 km renna, cioè, e la trovavi. Quindi evidentemente sono animali abbastanza stanziali, cioè sanno che quella sta lì, e ne abbiamo trovata una, non mi viene il nome della città, ma era proprio all'uscita di Bergen, quindi consideri un tratto a scorrimento dove era palesemente spaesata, come se avesse scavalcato forse una ringhiera, una griglia, e quindi stava per tuffarsi e poi salta indietro, e ci siamo resi conto che le alci sono grandissime. Quindi cioè, forse alte con tutte le corna più del van. Noi siamo stati sfortunati perché non le abbiamo proprio viste. No, credo che non sia tanto zona, quindi probabilmente per vederla vuol dire che... Ma perché sul cellulare lo vedo che si muove? No. Perché quello è in ritardo, Vale, quello è in ritardo. Non sono pratica, non sono tecnologica. Aspetta, torniamo un attimo, mi stavo perdendo un po' di... Qua dice... Gabriella. Con latte per le bimbe, quanti litri al seguito? Guarda, no, io sono un po' tipo Furio quando parto, quindi la famosa spettacola che tanto avete fatto voi, in realtà noi, allora col van devi essere super essenziale, e abbiamo
fatto i calcoli per sapere quanti grammi di pasta e che il riso rendeva più della pasta, il latte volevamo prendere quello in polvere, eccetera. Il latte ne abbiamo portato tanto, però abbiamo visto che comunque in Norvegia non è una delle cose che costano di più, come invece la birra, dove ti ho raccontato quella scena pietosa di me che sono andato a comprare. A un certo punto c'era Rema 1000, che era il supermercato con kiwi, quelli con i prezzi più bassi. Ho detto, vabbè, ma tutta questa storia dei prezzi alti, quasi quasi mi sbizzarrisco. Alla fine, che vuoi che sia, un euro in più qua, un euro in più là, tanto non vado al ristorante, spendo 50 euro in più, viva Dio. Ho visto quindi questa bella cassa di 6 lattine Heineken e ho detto, vabbè, questa la prendo, senza neanche guardare, perché mi avevano proprio abbassato la soglia i prezzi. Avevo preso 4 cose, una fetta di salmone, sono uscito 60 euro. Ho detto, ma 60 euro cosa ho comprato? Guardo lo scontrino e c'era 35 euro, se non vado errato, la birra Heineken. Quindi ho fatto la parte del pezzente, sono tornato e le ho detto, mi scusi, dovrei restituire la birra. Quindi ho restituito la birra. Sono diventato astemio. E ascoltami, questo è divertentissimo, perché c'è nella parte della Tlanterveien, della sole di mezzanotte. Questa cosa, il mio essere pezzente in quell'occasione ci ha salvato, perché ho preso la birra ok, analcolica, che costava solo un euro, vergognosa, non sa assolutamente di birra, sembra acqua colorata, cioè una schifezza. L'ho detto pure nel video, facevo pubblicità al regresso, dicevo non prendere questa birra, dopo aver preso questa lattina di birra al posto dell'Heineken, la sera c'era prova del palloncino, quindi se avessimo preso l'Heineken magari ci avrebbero pizzicato. E quindi vedi, il destino del pezzente mi ha salvato. Assolutamente, assolutamente. Roberta Teresi, cuoricino. Grande Roberta. Ciao Robby. Thanks, Tom. Grande la famiglia Family. Va bene, va bene. Tutto, beh, caspita, dai. Beh, è stato a viaggiare così, è sempre divertente. Dai, non così vogliamo tornare a farlo. Non vogliamo più farvi perdere tempo, visto che ormai un'ora. Siamo da, da 56 minuti, 56. Bello. E siamo riusciti pure a imbrigliare. Eccoti. Stavamo dicendo, Emiliana, siamo ormai in live da quasi un'ora. Possiamo ripetere casomai con altri argomenti, perché ci sono tante domande da fare. Io sì, un sacco di avevamo la in realtà anche dell'organizzazione, anche del, ma avevamo in realtà una scaletta, ti ricordi, Gio? L'abbiamo stravolta, sì. Stavolta, ma per partecipare di più anche, sì, con gli ospiti. Sì, infatti i nostri ospiti hanno partecipato tanto, siamo contenti. E non vi rubiamo altro tempo, vi salutiamo, ma ci sentiremo presto. Ma ne facciamo un'altra, dai. Sì, 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 ne organizzeremo sicuramente un'altra. Vi auguro una buona serata. Io credo che, non lo so, dimmi tu che sei più tecnico, questa comunque sarà in qualche modo trasmessa dopo, no? Quindi sui canali. Questa qua, allora, è in diretta, ovviamente su YouTube, poi YouTube la salva e rimane lì. Perfetto, noi vediamo anche di pubblicarla se riusciamo sul nostro canale e invitiamo i nostri utenti a iscriversi al loro canale, che veramente loro siete di là, no, che è veramente bello e fanno tanti belli. Se i loro amici si vogliono iscrivere anche al nostro, siccome ci sono molti appassionati di Norvegia, che stiamo diventando noi e voi un riferimento della Norvegia in camper, no, dico, vedo che in effetti tanti comunque si stanno appassionando e ci sono domande specifiche, perché è una meta che molti camperisti vogliono fare. Sì, sì. Magari anche sotto nei commenti dei canali scrivete tutte le domande relative a quelle che sono strategie per risparmiare, posti belli per fare libera, così magari le raccogliamo e nella live successiva magari parliamo direttamente di questi spunti che ci chiedono. Esatto. Così. Sì, esatto, anche perché magari iniziano a pianificare. Tornitura legno, ci credo, un'altra live sulla Norvegia, perché ha tante cose da chiedere. Scrivile nei commenti della live. No, così ci prepariamo. No? Ci prepariamo per bene, con grafici da furio. Comunque, voi avete fatto un video sulla spesa in Norvegia, dove pure tu sei un po' furio. Perché abbiamo tracciato tutte solo le spese. Solo che poi si scontra con me. Che abbiamo tracciato tutte le spese su un Excel, un foglio Excel. Anche perché no. È giusto, fatto bene. Con i grafici, le tabelle pivot, avevo fatto tutta una roba
E allora poi ho detto, vabbè, facciamo... Come? Noi ci siamo rientrati. Vediamo se tipo, no, lui non sa, tu dici ci siamo rientrati, ma io sono furio ma lavoro pure in banca, quindi avevo il budget preventivo e il budget consuntivo, per cui noi sapevamo che quando sparavamo di una cosa dovevamo recuperare, invece in realtà, mitico il van, abbiamo speso molto meno di quello che pensassimo di benzina quindi sì. Noi abbiamo fatto 12.000 km con 1.100 euro. Comunque ho fatto il conto di circa forse 13-14 al litro, non ricordo. Sì, lo vediamo comunque nel prossimo live, magari ne parliamo. Eh certo, guarda, allora ci stanno scrivendo in tantissimi, allora aspetta che torno indietro, appunto torniamo. La grande la mia family, ciao. Grazie ragazzi, un saluto e buon viaggio a tutti, ciao Diego. Grazie. È stato piacevolissimo, ciao Gabriella. Essendo la prima volevamo capire bene come sì. Sono le dinamiche delle live. Vado un po' veloce. Buona serata a tutti gli ospiti, certo, buona serata anche a te Giovanni. Un'altra, sì, un'altra, ho tante cose da chiedervi sulla Norvegia, come vi letto tu prima. Spargete la voce, fratello, così anche gli altri hanno qualcosa da chiedere, spargete la voce a altre persone appassionate di Norvegia. Scrivete sotto in, sì. Questa, in questo video, scrivete nelle, appunto le domande che volete fare e la prossima live la organizzerà Gio. Buona serata a tutti, grazie, molto bello Roberta. Ciao Romy. Grandissimi. Mi dicono che è scritto Gio è matematico. Della peggiore specie. Bene, va bene, dai. Va bene, dai, allora... Ciao a tutti, seguiremo. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao a tutti, ciao. Seguiremo i consigli delle persone che ci seguono e ne organizzeremo una nuova. Assolutamente. Ciao. Si sono... No, sui saluti. Ah, si sono frizzati. Siamo tornati. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Sigla. Ciao.